È emerso un impegno al quale noi diamo credito, perché i ragazzi devono potersi fidare delle istituzioni. Nello stesso tempo però abbiamo bisogno di risposte e i ragazzi sono molto sensibili al tema della fiducia e quindi della certezza poi dei risultati, per cui ci siamo dati un appuntamento entro la fine di dicembre. L'amministrazione provinciale si è impegnata a presentare un progetto di intervento su alcune urgenze sulle quali ormai non possiamo più attendere, e dopodiché hanno anche promesso che a partire da gennaio partiranno anche le misure per poter finanziare questi interventi, per fare in modo di partire con il prossimo anno scolastico nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente pare che i problemi restino ancora aperti, quelli con la società peraltro che dovrebbe gestire la manutenzione delle scuole, e quindi con l'anno nuovo la Rechi Multiservice, ma voglio dire, questi sono problemi poi loro, a noi interessano relativamente. Ci hanno comunque garantito che con il prossimo anno le cose dovrebbero cambiare, quindi i ragazzi hanno aspettato fino ad oggi per scendere in piazza, perché è da tempo che lamentano una serie di problemi che noi naturalmente periodicamente e sistematicamente segnaliamo alla provincia. Adesso ovviamente era arrivato il momento di farsi sentire anche loro, e l'hanno fatto, devo dire, molto compostamente, facendosi effettivamente sentire. Quali sono le emergenze, diciamo, su cui bisogna intervenire? Ma nello specifico, per quello che riguarda la nostra scuola, noi abbiamo problemi di pavimentazione nell'istituto sede centrale, abbiamo pavimenti scoperchiati che bisogna fare interventi seri, abbiamo infiltrazioni in tutti i laboratori di chimica, quando piove è necessario stare con le bacinelle, abbiamo problemi di allagamento all'ingresso della seconda sede di via Monticelli, per cui quando piove i ragazzi addirittura non riescono ad arrivare a scuola perché è allagata tutta la strada, e qui c'è un problema anche del comune che dovrebbe intervenire, perché la strada è comunale e quindi il dialogo tra provincia e comune evidentemente non è tra i più felici. Problemi legati alla manutenzione esterna degli edifici, a intonaci che cadono a pezzi, e poi la vecchia struttura di via Pio XI, che è una struttura fatiscente e dal punto di vista della sicurezza molto precaria.